Questa è una di quelle situazioni in cui sicuramente mi farò un sacco di... mi attirerò un sacco di insulti, un sacco di critiche, un sacco di cose, però, ragazzi, bisogna anche essere un pochino coerenti con se stessi a volte e accettare quello che, che accade. Allora, io sulla questione tra trappoli non mi sono mai espresso, semplicemente perché non faccio il giurista, non faccio l'avvocato e di conseguenza da persona onesta che si fida della legge ho aspettato questa giornata. L'ho aspettata con difficoltà, l'ho aspettata con preoccupazione, l'ho aspettata con tanta tensione perché in questo senso diciamo che lavorare sul web non mi ha aiutato perché giornalmente sono stato bersagliato, io come tanti altri laziali che poi si, si trovano a lavorare sul web, sono stato insultato come se fossi in qualche modo responsabile di quello che è accaduto e sono stato caricato a pallettoni anche se ho mantenuto sempre il silenzio, perché non mi compete parlare di queste cose, quindi adesso come promesso faccio un video per commentare quello che è accaduto, e in un campionato che faceva comodo dipingere come irregolare solo sulla base di quanto fatto dalla Lazio e ignorando tutto il resto, perché questo campionato è stato ed è tuttora molto complicato. E non certo solo per quello che è accaduto alla Lazio, è un anno strano per tutti, un anno difficile e questa difficoltà si è in qualche modo mh, riflessa anche sul mondo del calcio, con situazioni ambigue, con situazioni difficili da interpretare, con situazioni che hanno fatto innervosire tanti, però lo schifo che si è respirato in queste ultime settimane intorno all'ambiente Lazio è altrettanto evidente. L'odio che c'è stato nei confronti di tutti i laziali, il desiderio di poter prima o poi cibarsi del cadavere di tutti noi, come se fossimo la cosa più brutta che fosse mai accaduta a questo, a questo paese, è stato altrettanto vergognoso. E' altrettanto difficile per chi poi non ha alcun tipo di responsabilità in questo senso. Se non quella di tifare una squadra come tanti altri, come se la nostra fosse l'unica ad essersi macchiata negli anni di degli sbagli. Allora, oggi si è svolto il processo, la Procura ha fatto le sue richieste, tra queste non figurano i punti di penalizzazione, con buona pace di tutta una serie di giornali che in questo periodo si sono esibiti più nel fantasy e nella narrazione, più nel, nei romanzi che in una cronaca dei fatti, giornali che per vendere una copia in più... Per produrre un click in più hanno fatto dei racconti fantasy spesso e volentieri, che non si sono tradotti in nulla di concreto. Inizialmente si parlava di ah, faranno una richiesta di uno o due punti di realizzazione, poi i punti sono diventati tre, poi sono diventati sei. Stamattina erano diventati 12 i punti di realizzazione che avremmo dovuto avere. Addirittura alcuni hanno parlato di retrocessione. La Procura non ha chiesto niente. E c'è ancora gente che crede che le richieste della Procura, così limitate rispetto a ciò che si immaginava sarebbero state, siano frutto di macchinazioni dietro le quinte. Ragazzi, io l'ho già detto una volta e lo ridico con buona pace di chi leverà l'iscrizione. Fate quello che vi pare. Spegnete Netflix, accannate con le serie TV thriller. Perché se la procura non fa delle richieste in un certo senso, vuol dire che non ha basi su cui farle queste richieste. Sta tutto lì. Con buona pace di chi desiderava vedere il sangue, vedere una società distrutta, una tifoseria a terra. Perché tanto noi italiani godiamo solo di quello. Salvo poi giustificare le cose quando invece capitano a noi. Io non voglio discutere del fatto in sé perché non faccio l'avvocato e non ne ho parlato mai in queste settimane. A dispetto di chi dice: oh, Fai i video solamente per fare le views. Quante views avrei potuto fare? Parlando di tamponi, parlando di, di, di processi, parlando. Non l'ho fatto perché non mi compete. Parlo di calcio e parlo di quello che mi accade. Mi sono stancato di dover tacere di fronte a insulti, eh, provocazioni. Adesso, come, ho, come sono stato in silenzio io, adesso anche tanta altra gente sarà costretta a tacere. Purtroppo per loro. Non vi piace la sentenza? Fate avvocato e andateci voi. Non vi piace la richiesta della procura? Fate avvocato e andateci voi. Questa, la verità è che purtroppo di concreto, di responsabilità, qui hanno sbagliato un sacco di persone. Ma non per creare qualcosa. Cioè, io, io quello che mi chiedo è, adesso con tutto il bene, ma in un, in un periodo storico in cui addirittura le... Eh, le conversazioni private di presidenti di stati importantissimi trapelano noi vogliamo credere che Lotito sia più bravo a nascondere le sue macchinazioni, cioè non vengono fuori cioè, vengono fuori le cose di chiunque si sa cosa dicono nei bunker, nella Corea, del Nord non si sa quello che dice Lotito roba che è uscita fuori di tutto, di un uomo che non è in grado di nascondere praticamente niente neanche le telefonate private che ha col suo allenatore perché arrivano sul web pure quelle secondo tanta gente lui saprebbe macchinare senza che nulla venga fuori lo stesso uomo per cui ci avete preso per i fondelli per oltre un decennio dicendo che era quello dell'azienda di polizia cioè lui è passato dall'essere un povero disgraziato morto di fame secondo alcuni incapace di intendere di volere e adesso è diventato Kingpin. E la procura sarebbe al soldo dilotito secondo queste persone. Siamo arrivati a un punto di fantascienza. Non fatevi condizionare dall'atmosfera fantascientifica che c'è. Se la procura non ha chiesto niente, se non inibizioni e cose varie, è perché non ci sono basi per chiedere altro. Tutto qua. Quindi adesso se. Per quanto a molti sarebbe piaciuto tanto godere delle disgrazie altrui, stavolta vedo, vedo cattaccavve. Per una volta non c'è niente e mi, e mi dispiace che questa gente che vive aspettando di godere delle disgrazie altrui sia costretta quest'oggi a rimanere con un pugno di mosche in mano. Ma è andata così. E se è andata così è perché non poteva andare altrimenti. Quindi io da laziale sono ovviamente contento che non ci siano penalizzazioni per la mia squadra, perché io sono un tifoso, come voi lo siete della vostra. E non capisco perché questo dovrebbe rappresentare un, un motivo, una lettera scarlatta di cui vergognarsi. C'è stato il processo? Bene. È finita qui. Basta. Basta parlarne. E tanta gente, compresa la gazzetta e tante altre, si dovranno rassegnare ai fatti o... Se vogliamo arrivare al punto in cui non vogliamo neanche più dare un minimo di credibilità al sistema giudiziario, allora vale tutto e io alzo le mani, depongo le armi, faccio un passo e vi lascio alle discussioni. Ma io personalmente aspettavo la sentenza, nel bene e nel male. Chi mi conosce sa, chi mi sta intorno, persone con cui parlo, sa bene che ero pronto anche a parlare apertamente in questo modo di un'eventuale penalizzazione. Che non c'è stata. Posso dire meno male dall'aziale o devo dire di no? O devo dire che avrei, oh, avrei, per, per essere considerato sportivo avrei dovuto dire no? Io speravo di andare in serie B. Oh, ma, ma, un po', ma un po' di onestà intellettuale ogni tanto, un po', un po' di amor proprio, un po' di dignità. Io ho, ho aspettato la sentenza e di quella parlo. Non c'è stato niente. Mi dispiace per chi sperava che ci fosse qualcosa. È chiaro. Che ci sono state delle cose, ecco che, che sia chiaro, è chiaro che qualcosa non ha funzionato in tutto quello che è il procedimento di valutazione dei tamponi. Ma ripeto, se ci fosse qualcosa di concreto sarebbe stato usato contro la Lazio, evidentemente, le indagini hanno dimostrato che responsabilità chiare e tali da giustificare una penalizzazione non ci sono state. C'è stata l'ammenda, c'è stata la richiesta di inibizione. Benissimo. Tutte cose che dipendono dagli errori che ci sono effettivamente stati. Se non è stato chiesto altro, vuol dire che non c'è altro. Con buona pace di chi oggi sperava di mangiarsi un bel cadavere. Quindi, signori, io per adesso vi saluto. Eh, sempre forza Lazio, anche in come... soprattutto in giornate come queste. E Ripeto, se volete prendervela con qualcuno. Prendetela con, 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 con chi se ne occupa, ma non con chi giustamente è felice di non avere un danno. Perché, da tifosi, avreste fatto la stessa cosa anche voi.